Bentornati in Sonic Frontiers, siamo qui sempre sull'isola di Ares, però abbiamo un bel po' di roba da fare oggi, quindi direi di non perdere altro tempo e andiamo. Perché voglio completare l'area abbastanza velocemente. Anche perché ancora dobbiamo prendere un bel po' di token sia qui nel canyon che vicino a quella struttura che sembra un'antenna. Siamo nel punto in cui l'altra volta ho sbagliato e sono dovuto tornare indietro. Qui c'è Coco venerabile, che non ci serve adesso. E prenderemo una strada diversa perché qui è dove ho lasciato indietro un token l'altra volta. Su questo cannone che ci sparerà di nuovo qua. E con un rail launch viaggiamo verso il villaggio degli antichi, che non l'abbiamo visitato bene perché ci sono dei coco qua intorno che non ho preso. Tra l'altro io non so come facessero a vivere in queste strutture. Non c'è porta, non c'è niente. A meno che non vivessero proprio tipo come... li vivessero come ripari e basta. Recuperiamo degli anelli così almeno andiamo a 400. Abbiamo anche un token gratis, bene. E super turbo. Perfetto. Almeno così viaggiamo velocemente. E ora vi farò vedere un reale rail launch. Perché prima l'ho fatto per andare al villaggio, ma era con il boost debole, quindi non mi fa andare troppo in alto. Però ora possiamo farlo tranquilli. Ed ora finalmente possiamo passare da quella parte infame che ho sbagliato la scorsa volta. Però stavolta staremo attenti a prendere la fune. Non so come chiamarla. Mistero. Questa missione o questo mistero è in realtà una gara. Noi abbiamo un po' in giro qui per, nei dintorni. Questa in realtà è molto facile se si usa un rail launch, però se si vogliono recuperare i coco qua intorno è meglio proseguire per la strada normale. E anzi, è meglio anche non prendere troppi boost o bounce pad. Perché potrebbero farvi saltare cose importanti tipo questo tesoro oppure i coco qua intorno, che poi si possono recuperare anche dopo, però se possiamo farlo in una è anche meglio, così perdiamo meno tempo. Vedete, è un po' criminale lasciare tutti questi coco in giro. Poi è vero che il countdown ti mette fretta, però ci si può arrivare tranquillamente. Ora però bisogna accelerare un pochino. E fatto! Bene, ne abbiamo lasciati due qua intorno e poi possiamo proseguire verso la struttura. Ma prima voglio recuperare dei coco imprigionati su questa montagna. Perfetto. Ora torniamo indietro per recuperare i token che ho lasciato qua. E andiamo ad eliminare questo nemico perché altrimenti ci rende la vita un inferno. Meglio essere sicuri che sbagliare e morire. Qua prenderemo esattamente quei due token che erano
intorno al canyon. Questo è uno. E poi l'altro, bisogna proseguire su queste rail. Olè! Perfetto, ora possiamo proseguire a nord. Anche se qui facciamo attenzione che ci sono dei collezionabili, tra cui dei coco. E poi si va. Altro token. Sono consapevole che per completare, per finire il gioco, non serve raccogliere tutti i token di una mappa. Però, per esperienziare o per vivere l'intero gioco e vedere tutto il design, il level design, o comunque tutto quello che hanno creato, è quasi d'obbligo. Se proprio si vuole fare tutto veramente al 100%. Parliamo con Knuckles. È un po' simile a Sonic CD nell'interpretazione del completamento, comunque. Più o meno. Ma guarda che grossa questa... come si chiama? Antenna satellitare. È per comunicare, no? Sì. Ho visto molti altri antichi marchingegni futuristici su queste isole. Come può una cosa così tecnologica essere così antica e robusta anche? Le ho dato un pugno e non si è mossa. Nax, non picchiare le rovine. Forse se troviamo Tails ci saprà dire qualcosa in più. Ehi, ho già scoperto che questo è il materiale più resistente mai incontrato. E credo proprio che non provenga da questo mondo. Credo che questa sia la prima volta nel doppiaggio italiano che pronunciano il soprannome di Knuckles, cioè Nax. Potrei sbagliare, ma sono quasi sicuro che sia così. Almeno nei giochi. Perfetto, abbiamo recuperato questi due token che erano qua. Recuperiamo anche... dov'è? Eccolo qua. Questo con questi bounce pad, che è forse il più semplice. E poi torniamo indietro perché dobbiamo andare quella nave di Eggman, ma lo facciamo per bene. Perché voglio fare un percorso ben preciso. Qua non c'è nessun coco. E passare di qua, perché altrimenti poi mi scordo questo token, sicuro. Bene, prendiamo anche il tesoro. Mi assicuro di non aver perso nulla. Non facciamo come l'altra volta. Speravo ci fosse un altro trigger di qualche commento di Sonic, però non credo ci sia qua. Tra l'altro è difficile delle volte triggerare appunto i commenti di Sonic, perché sono proprio parti precise della mappa e bisogna giusto solo esplorare. E se si è fortunati può capitare che Sonic dica qualcosa. È sempre interessante quando dice qualcosa perché fa riferimenti a cose avvenute in passato, però non sempre capita ed è un dispiacere questo. Perché sarebbe molto più... no, interessante. Porca miseria, ho mancato il bounce pad. Me l'ha fatto mancare più che altro. Bravo, fermati. Va bene. Allora, proseguiamo di qua. E risaliamo su. Qua è dove eravamo prima. Passiamo alle altre piattaforme. Rispetto a Kronos,
Qua si sente un po' che è un macro livello, non so se mi spiego. Si capisce di più cosa intendevano con open zone. Anche se ci sono appunto varie sezioni che potrebbero essere due o tre livelli in uno. Sia come estetica che come design delle piattaforme. Però da una parte, se Chronos sembra più un open world, quindi abbiamo una mappa gigante dove si può correre dove si vuole, in questa pure però è più divisa a sezioni. Cioè si sente più la differenza tra una sezione e un'altra, che lo rende un po' più bellino da esplorare, poiché ci sono varie differenze anche visive. Però fa capire appunto che è una zona in sé. E che rende più interessante, come ho detto, il concetto di zona, open zone. Secondo me. Non so se mi sono spiegato, probabilmente no, perché giocare e spiegare un concetto delle volte è molto complicato. Qui abbiamo sbloccato la rail che ci riporta indietro. E prima di salire sul satellite, sì, satellite, sull'antenna, c'è un tesoro nascosto con un ingranaggio. E si sale. Magari se riesco più avanti potrei far vedere tutti i commenti di Sonic, perché è interessante mostrare come hanno collegato tutti i precedenti giochi a questo. Ho sbagliato, non è di qua che volevo andare. Però non so se ho lasciato qualcosa indietro, quindi fatemi controllare. No, abbiamo completato, quindi possiamo uscire dalle mura. Magari passiamo dalla porta principale, anche perché così possiamo cominciare la nuova zona con un senso logico, attraverso il percorso che ci eravamo già aperti nella seconda area. Attenzione però, no, troppo. Attenzione però qui, che ci sono un po' di coco. Anche qui è un crimine lasciarli indietro. Sono proprio in posizioni infami, perché tu prendi i boost pad e li salti tutti. Monetine. E qui abbiamo anche un portale, che però prenderemo tra poco. Nel frattempo recuperiamo il resto, almeno un pochino, di token qua intorno. Ecco qua. Passiamo anche dall'altra parte. E abbiamo anche un bel tesoro nascosto. Cioè, per me è molto evidente che è diviso in aree, in zone ben precise, quest'isola. Due semi e una prigioncina dei coco. Le chiamerò prigioni perché non so davvero se sono coco container o non ne ho la più pallida idea. Non sappiamo neanche cosa siano i coco in realtà. No, volevo andare di sotto perché volevo sbloccare il portale. Ma prima prendiamo un tesoro. E c'è anche Knuckles, quindi andiamo prima da Knuckles. Almeno una scena di giorno. Sembra sempre che sono abbonato alla notte. Non è giusto. Per
Perché vai e vieni dal cyberspazio mentre io sono bloccato a metà? Non so, forse abbiamo reagito a questa dimensione in modi diversi. Già, io non ho trovato vie d'uscita. Per te sembra essere più facile. Comunque, l'inquietante voce del cielo dice che per riportarvi alla normalità devo distruggere i titani. Direi che abbiamo un piano. Ah sì? E perché questa voce parla solo con te? Sono due belle domande. Perché Sonic può uscire dal cyberspazio così facilmente? E perché la voce parla solo con Sonic? Boh. Lo scopriremo? Non si sa. Vedremo. Ma sicuramente non in quest'isola, probabilmente nella prossima o nelle prossime due, boh. Nel frattempo andiamo nello stage 2-3. Nel frattempo abbiamo attivato e entreremo nello stage 2-3. Questo sarà un altro stage 2D, quindi sapete la prassi. Concentrazione. Ed è ambientato in Chemical Plant, però credo che sia un design originale perché non mi ricorda niente in realtà. Ma è abbastanza interessante per l'uso dei launcher, che lo rende abbastanza godibile nel cercare appunto le strade alternative per portarti più facilmente ai ring rossi. Anche se alcuni punti sono abbastanza infami, ma non troppo. Anche perché siamo praticamente arrivati alla fine. E voilà! Dovremmo aver preso S. Esatto, e abbiamo completato tutti i requirement. Non mi veniva esattamente la parola. Andiamo. Gli stage 2D del cyberspace mi stanno sorprendendo parecchio perché non pensavo mi piacessero così tanto. Sono onesto. Di solito non è la parte più riuscita dei Sonic Boost Games. Quindi è la parte forse che meno preferisco, generalmente. Però queste sono... queste fasi sono molto veloci, quindi... non irritano con la loro presenza, dato che... durano non tantissimo. Che è un pro e un contro. Pro perché appunto non annoiano, contro perché magari vorresti uno stage cyberspace un pochino più lungo, però funziona con l'idea di gioco che hanno fatto. Quindi tipo uno stage appunto per recuperare elementi che poi ha varie sfide. Sono dei coco qua. L'ho preso? Presi tutti, ok. Ci sono varie sfide appunto che poi ti permettono di completare uno stage. Se si vuole riprovare. Poi il fatto di aver messo il tempo per il rank è una grande trovata, perché appunto lo rende un pochino più arcade da un certo punto di vista. E appunto stimola la competitività personale, tra l'altro. Non è anche con gli altri per un record o robe del genere, è molto più personale, molto più per vedere se si riesce a completare nel minor tempo possibile. Cosa che stuzzica un po' la sua fazione. E appunto quella parte del cervello che vuole farti migliorare sempre di più. Ed è una bella cosa. Passiamo di qua. Certo, se facessero un gioco interamente con questi piccoli cyberspace non so se sarebbe accolto benissimo. Però così come livelli in un macro universo funziona. Sì, ma dammi il tempo di andare, porca miseria. Wow, super aggressivo l'amico. Abbiamo perso il super turbo di nuovo. Però fa niente. Fortunatamente in questo momento non mi serve un rail launch. Prendiamo questo token.
che è molto semplice. E si ritorna nell'area precedente perché ne abbiamo lasciati un po' indietro. Mi lancio da una parte all'altra e ogni tanto perdo l'orientamento. Ce ne dovrebbe essere ancora uno o due qua intorno, ma non ricordo. Quindi cominciamo a prendere il coco. Coca eremita. Boh. Vabbè. Che poi anche coco adesso di notte si vedono proprio poco. E non volevo fare la rima. Spero di non averne lasciato nessuno indietro. Però boh. Ora andiamo verso quelle rovine che erano inondate, perché abbiamo lasciato un token indietro. E credo basta, sì, perché qua si va dall'altra parte che abbiamo già preso. Delle monetine per me, grazie. Anche se ne abbiamo 3000. Però serviranno se vogliamo farmare da Big quando troveremo il suo portale. Là c'è un token. Come ci arrivo? Voilà. Una cassa. Nessun cocco, bene. No, non era quello che volevo fare. Non so se abbiamo finito. Ne mancano due. Uno è qua vicinissimo. E poi il resto l'abbiamo fatto. Dove sei? In alto? No. No, non c'è niente. Ah, dentro la cassa, va bene. Eliminiamo lui. Bravo. E il secondo? Eccolo qua. E con questo dovremmo aver finito la zona per il momento, perché comunque ci manca da scoprire un po' la mappa. E sicuramente ci metteranno altri token. Si parte da qui. Perfetto, direi che per il momento possiamo definirlo completo, quindi andiamo verso il Chaos Emerald. Anche se qua mi inviti a scalare queste rovine. È proprio più forte di me. Non ce la faccio. Ma dove mi sta portando però? Momento perfetto per entrare in Super Turbo. Quella sarà un'altra delle aree che affronteremo. Prendiamo il tesoro. Attenzione al nemico. No! Lo sapevo. L'avevo visto che mi stava guardando male. Beccati questo. Coco eremita, salve. Non volevo fare questo. Pensavo fosse un bounce pad, onestamente. C'è un mistero. Facciamolo così almeno sblocchiamo un po' di mappa. Dai. Dovremmo esserci. Bene, bene. E vediamo dov'è il Chaos Emerald rosso, quindi possiamo finalmente puntarlo sulla mappa. Potevamo vederlo già così, ragazzi, scusate, sono un idiota, me ne sono dimenticato. Quindi, vabbè. Andiamo verso
il Chaos Emerald e nel frattempo prendiamo ancora qualcosina. Cosa c'è qua sopra? Coco? Coco. Nessun altro? Un seme. E nient'altro, a quanto pare. Quindi, proseguiamo dall'entrata principale. In cui abbiamo un altro token. E finalmente interagiamo con lo smeraldo del caos. Mi aspettavo un filmato che non c'è stato, quindi vabbè. Io interromperei qui la parte perché nella prossima parte abbiamo Knuckles, quindi ci sarà della storia sicuramente. E vi ringrazio. C'è solo un Coco qua. È la prima volta che capita. Va bene. Vi ringrazio di essere stati con me. Mettete un like se vi è piaciuto, commentate e condividete per far crescere il canale, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto e premete la campanellina per rimanere aggiornati con tutti i miei video. Grazie di nuovo per essere stati qui. Spero di rivedervi nel prossimo video, vi mando un caloroso abbraccio e un grande saluto. Alla prossima, ciao ciao!